Il T-Challenge nasce da un'idea che ha avuto la direttrice artistica del CEDAC, Valeria Ciabattoni, per coinvolgere nella maniera più, diciamo, viva e realistica possibile i giovani delle scuole che, insomma, sono dei nostri spettatori tramite gli insegnanti nel mondo del teatro. L'obiettivo è quello di farli innamorare del teatro guardandolo dal di dentro, quindi facendo un lavoro che li porta a confrontarsi con dei professionisti, perché appunto ogni scuola viene affidata a un regista professionista e con il suo aiuto allestisce uno spettacolo vero e proprio. La novità di quest'anno del T-Challenge è la costituzione di una giuria popolare formata da alcuni studenti delle scuole che sono impegnate nella presentazione degli spettacoli in concorso, e come Casa dello Spettatore stiamo curando i lavori di questa giuria, cercando di creare un livello di consapevolezza e di sguardo critico che consenta ai ragazzi di esprimere un giudizio che vada al di là della conoscenza diretta dei compagni di classe o dei loro amici impegnati sul palco, per fare in modo che il loro giudizio possa essere il più possibile legato alla loro esperienza di essere spettatori e quindi in relazione a quella che è la proposta artistica e i linguaggi e i contenuti degli spettacoli proposti. Il T-Challenge è un'opportunità fantastica per la scuola e anche per me, perché è un'esperienza che inizialmente sembra una dura prova, perché i ragazzi non hanno mai fatto un laboratorio teatrale. E pochi fin qui vanno a teatro e hanno una cultura comunque da spettatori teatrali. E grazie al T-Challenge, la prova lo è il fatto che dei vecchi allievi di T-Challenge degli anni scorsi e poi hanno continuato il loro percorso da allievi attori, quindi hanno sviluppato un amore per il teatro, quindi questa è la prova che il progetto ha un'importanza straordinaria proprio nella cultura teatrale, ecco, nell'inculcare un amore per quest'arte. E allora chi si è occupato di fare l'assistente alla regia, chi la locandina e curato l'allestimento, chi faceva il ciak e quindi faceva un po' il direttore di scena anche durante le prove, è stato un vero e proprio lavoro di squadra. E oltretutto il concetto della battaglia, ecco, del duello, della gara, rende tutto molto più appetitoso. E i nostri concorrenti sono altri istituti, e c'è anche la curiosità di sapere su che cosa hanno lavorato gli altri e come hanno lavorato gli altri. E quindi è tutto un gioco, ciò che deve essere. Il teatro è un gioco, attraverso il gioco loro imparano davvero a conoscere il teatro. E quest'anno volevo qualcosa che nascesse dai ragazzi, e dopo aver chiacchierato con loro abbiamo pensato che i sogni fossero interessanti come oggetto su cui lavorare, con il quale divertirsi. È la prima volta che lavoro con ragazzi così, così giovani comunque. L'altra volta erano un po' più maturi d'età, per cui mi sentivo un po' non un regista, che non mi sono mai sentito, ma uno quasi uno zio, un parente. Il discorso del T-Challenge è molto, molto interessante, perché se è vero che da una parte noi intendo magari, chiamiamoci professionisti, come siamo, raccontiamo il teatro ai ragazzi, è molto bello vedere come i ragazzi raccontano il teatro a noi. Quindi teatro a scuola, sì, ma come se fossimo nel più grande teatro di Broadway. Niente di più e niente di meno.